Esatto, il termine corretto è mosso, non sfocato. Grazie di correggere, ciao. Stavo raccontando ai colleghi che c'è una differenza molto grande tra il termine mosso e il termine sfocato. La differenza diventa ancora più rilevante se guardiamo questa fotografia scattata da Roberto Polillo. Ritrae le antiche mura di Rabat, in Marocco. Le linee disegnate dall'architettura sono certamente riconoscibili, ma l'immagine ha la particolarità di essere appunto mossa. Se oggi un'immagine di questo tipo è esposta nei musei e riconosciuta come oggetto d'arte per le sue qualità estetiche, 150 anni fa, quando la fotografia era ancora giovane, il mosso era considerato un errore, o quantomeno un tratto da non valorizzare. I soggetti ritratti in movimento erano chiamati fantasmi, proprio perché la tecnica fotografica non era ancora in grado di cogliere in modo preciso il movimento. Oggi invece, ispirandosi all'eredità delle fotografie orientaliste, Roberto Polillo crea immagini dove il movimento è la caratteristica principale della sua arte.